Scopriamo cos'è la glutammina. La glutammina è un amminoacido non essenziale, il che significa che può essere sintetizzato dal corpo umano. La sua struttura chimica la rendono un amminoacido versatile e importante per molte funzioni biologiche. Benefici e proprietà della glutammina. Sintesi proteica. La glutammina è coinvolta nella sintesi proteica, contribuendo alla formazione di proteine necessarie per la struttura e la funzione delle cellule. Supporto del sistema immunitario. È nota per svolgere un ruolo nel mantenimento della funzione del sistema immunitario, poiché le cellule del sistema immunitario richiedono glutammina per la loro attività. Fonte di energia. In determinate situazioni, come durante lo stress fisico o l'esercizio intenso, la glutammina può essere utilizzata come fonte di energia alternativa. Integrità intestinale. La glutammina è importante per il mantenimento dell'integrità della mucosa intestinale e può essere coinvolta nel supporto della salute gastrointestinale. Neurotrasmissione. La glutammina è un precursore dell'acido glutammico, un neurotrasmettitore coinvolto nella comunicazione tra le cellule nervose nel cervello. Fonti alimentari di glutammina. Carne, carni magre, come pollo, tacchino, manzo e pesce, sono ricche di glutammina. Prodotti lattiero-caseari, latte, formaggio e yogurt contengono anche quantità significative di glutammina. Uova. Le uova sono una fonte di proteine e forniscono glutammina. Vegetali. Alcuni vegetali, come cavoli, spinaci e prezzemolo, contengono quantità minori di glutammina. Legumi. Fagioli, lenticchie e ceci sono fonti vegetali di glutammina. Integratori di glutammina. La glutammina è disponibile anche come integratore alimentare, sotto forma di L-glutammina. Gli atleti, in particolare, possono utilizzare integratori di glutammina per sostenere il recupero dopo l'allenamento e mantenere la funzione immunitaria in condizioni di stress fisico. Prima di iniziare qualsiasi regime di integrazione, è consigliabile consultare un professionista della salute o un nutrizionista per determinare se è appropriato per le tue esigenze individuali.